Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed 4 Black Flag. Oggi però tratteremo non un gameplay ma infatti qualcosa di diverso. Vedete qui quest'icona Uplay, lanciamola e accederemo a un'applicazione davvero particolare. Vabbè, se usciamo dal gioco appunto per accedere, infatti si tratta di una sorta di applicazione esterna. Nel frattempo si è impallato tutto qui, non so per quale assurdo motivo. Bene, come vedete qui c'è scritto connessione in corso al server, stai per accedere a Uplay, benissimo. Vi dico da subito che questo è un servizio, a mio parere ragazzi, magnifico offerto da Ubisoft, perché appunto vi permette tramite le azioni svolte in gioco, quindi di premiarvi, mettendola diciamo in questi termini. Ora vediamo subito appunto quali sono questi premi. Bene, come vedete si apre qui il menu, come vi dicevo è un'applicazione a mio parere davvero fantastica, l'unica pecca forse che ci mette un bel po' di minuti per avviarsi. Vediamo subito qui in base appunto al gioco Assassin's Creed 4 Black Flag le azioni svolte. Come vedete qui ci chiede delle azioni da svolgere, quindi eroi non nati completa la sequenza 1, poi medicinali urgenti completa la sequenza 6, poi qui mi dice completa la sequenza 13 che dovrebbe essere appunto l'epilogo, e poi qui multiforme ingegno, giocano a ogni modalità, vabbè, mi appunto richiede delle cose da svolgere come dicevo nel gioco. E qui poi premendo RB andiamo dall'altro lato e ci dà anche dei premi. Infatti nel momento in cui ritorniamo a sinistra, svolgiamo delle azioni, ci darà dei punti. Sono appunto i punti Uplay. Come vedete lì in alto a destra ho 345 punti, che ragazzi si possono accumulare nella maggior parte dei giochi Ubisoft. Quindi vi parlo anche, che ne so, di Assassin's Creed Brotherhood, Far Cry 3, Revelations, Assassin's Creed 3, diciamo diversi giochi. E di ogni gioco potrete ottenere appunto questi pacchetti nel complesso contenuti aggiuntivi, come ad esempio in questo caso il tema di Assassin's Creed 4. Io ad esempio voglio questo tema, premiamo A e vediamo quanto tempo ci mette, ok, riscatta. E quindi abbiamo ottenuto gratuitamente un tema appunto utilizzabile sulla nostra nuova dashboard, che poi tanto nuova non è, ricompensa riscattata, benissimo, quindi possiamo anche tornare indietro. Poi qui abbiamo Pack la figlia vendicativa, sblocca gli abiti della figlia vendicativa della Dama Nera nell'MP, non so cosa sia, e oggetti epici per la Jackdaw. Quindi anche questo, siccome appunto mi richiede davvero 10 punti, sono pochissimi, lo riscattiamo. Bene, poi qui abiti di Edward la leggenda, fa indossare a Edward autentici abiti da pirata. Quando si carica magari l'immagine, ecco è questa, fa un po' paura, non lo so, non mi piace tanto. Però comunque per avere tutti i vestiti ragazzi si fa questo ed altro, quindi riscatta. Benissimo, e poi qui abbiamo Pack Spade di Toledo. Trapassa i nemici con le spade di Toledo e sblocca oggetti esclusivi. Ho letto oggetti esclusivi tutti insieme per il profilo del multigiocatore. Quindi non ci gioco tanto, ma non fa niente, noi lo riscattiamo comunque. Quindi come vedete ragazzi è a mio parere un servizio davvero fantastico, perché premia diciamo tutti coloro che hanno giocato intensamente il gioco e quindi appunto hanno diritto a contenuti aggiuntivi extra. Ragazzi, spero che questo breve video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di iscrivervi al canale nel caso in cui non siete già iscritti e fatemi sapere se anche voi avete appunto qualche nuovo contenuto aggiuntivo che avete scaricato tramite appunto Play. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima, ciao!